Allora, ragazzi, buonasera. Dopo aver terminato Resident Evil Raccoon City Operation, diciamo uno sparatutto classico. Mi sembrava un Call of Duty all'improvviso, onestamente parlando. Ma poi mi sono dovuto ricredere. Non c'è nulla da buttare, a fin dei conti. È un gran bel gioco. Si può fare, si può andare avanti. Merita il suo punteggio da 7, secondo il mio modesto parere. Il finale, si può scegliere finale buono o finale cattivo. Noi abbiamo scelto il buono perché il cattivo purtroppo non ci è potuto toccare perché abbiamo dovuto ripetere, dovevamo ripetere tutto da capo. 40 minuti di missione, mi scocciavo leggermente i coglioncini. Quindi noi adesso ci stiamo opzionando per buttare in un nuovo videogame. Di Resident Evil, ragazzi. Bella domanda. Uno sparatutto di sopravvivenza diverso rispetto a quello precedente, perché quello di precedente che avete visto eravamo comunque uno squadrone di forze armate con i coglioni. Adesso invece siamo una marpaglia di bambini pronti a difendersi. Bene, cioè quello con la mazza da baseball, il Tyrant. Ma che con gli bazooka non lo battevamo, no? Comunque, vi do il benvenuto dopo questo piccolo riepilogo dello scorso video, che è stato interrotto un po' bruscamente a causa di un problema tecnico causato dal gioco. Quindi tutto è successo. Benvenuto a Raccoon City. Stai per prendere il controllo della fase 8 dell'esperimento 1242B. Il tuo obiettivo sarà quello di raccogliere dati sulla mutazione. All'interno delle nostre strutture di ricerca, per stimolare le mutazioni dei soggetti, dovrai metterti davanti a terrificanti situazioni, così da fargli provare cosa sia davvero il terrore. Il tuo lavoro è di importanza vitale per realizzare il suo sogno. Procedi con estrema attenzione, non lasciare alcuna traccia di esperimento, soprattutto nessun sopravvissuto. Attendiamo con ansia di vedere i risultati. Ok, ragazzi, qui entra in gioco Resident Evil Resistance. Un altro gioco molto particolare, qui, come dice anche stesso il titolo, Resistance. Resistere ovviamente all'incubo che ovviamente si sta manifestando ancora a Raccoon City. Capcom, un gioco del 2020, ragazzi. Infatti, se avete fatto caso all'inizio dell'ingresso, era fatto con la stessa casa produttrice, cioè non la stessa casa produttrice, cioè con lo stesso motore grafico di Resident Evil 7. Quindi tanta roba secondo me. Vediamo adesso il gioco com'è. Perché? Da vedere. Un gioco che si gioca sempre a connessione. Sempre con la connessione. Se no, ci sta, mi sembra anche la modalità semplice per giocare anche senza la connessione di rete. Allora, c'è la partita veloce, partita personalizzata, allenamento sopravvissuto, allenamento su Mastercard. Quindi vedo che... Blocca Bella a livello 5, ok. Cioè, allora in poche parole... Vabbè. Andiamo con la partita veloce. Sopravvissuti in squadra. Usa una maschera che dovrà impedire ai sopravvissuti di sfuggire. Usa un sopravvissuto, dovrai fuggire dalla struttura. Come vi ho detto, è proprio un gioco fatto per giocare online, tant'è che non riesco a iniziare. Per far vedere qualcosa. Ah, ok, allenamento. Allora, ci sono varie città, da come vedo. Centro città, struttura di ricerca, casinò, Luna Park abbandonato, prigione, città maledetta. Luna Park maledetto, centro città. Quindi in totale sono 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 mappe. Sono
Cioè, attivamente quando dei crediti brevi, recupero abilità rapido, invincibilità, sì. Sennò diventa troppo complicata la situazione. Io direi di far vedere un po' tutti i tipi di mappe possibile immaginare. Il gioco sarà molto breve, ragazzi, perché come avete potuto osservare è un gioco che si fa maggiormente online. Si possono scegliere i personaggi, c'è Valeria, con una studentessa di Raccoon City University, un brillante risultato delle sue ricerche sulla tecnologia mediche, le hanno permesso di ottenere un tirocinio nel NEST. Quando una sua collega ha perso la memoria, dopo essere stata coinvolta nell'esperimento Top Secret, Valeria è diventata estremamente sospettosa. Prima che potesse capire cosa stava realmente accadendo, viene rapita e obbligata a partecipare ai terribili esperimenti. January. Un genio dell'informatica e cinico, lupo solitario, Gina accetterebbe qualsiasi lavoro, a patto che sia ben pagato. Il suo ultimo lavoro è stato commissionato da un giornalista del New Comment, un giornale scandalistico di Raccoon City, per trovare prove degli affari illegali tra RPD e la Umbrella. Jen è stata forse troppo brava nel trovare segreti scontanti ed è scomparsa prima che potesse divulgare le sue scoperte. Tyrone! Un leader nato. Tyrone si è distinto nel suo lavoro nei Vigili del Fuoco di Raccoon City. Tuttavia è scomparso mentre stava combattendo con le fiamme in un incendio, divampato in una fabbrica dell'Umbrella. Ed era stato dato per morto. Tyrone invece è sopravvissuto ed è stato tenuto prigioniero in una misteriosa struttura adibita a esperimenti segreti. Ora combatte per la sopravvivenza assieme ai suoi nuovi compagni, una serie di orribili esperimenti senza fine. Samuel. Una stella nascente della box, Sam collezionava un successo dopo l'altro, fino a quando un infortunio non ha messo la parola fine alla sua carriera. Nella sua ricerca disperata per la cura, Sam si offre volontario per fare la cavia, per una nuova medicina sperimentale. Sebbene abbia recuperato tutte le sue abilità motorie, ora non deve più combattere per la fama o per la gloria, ma per la sua vita. Martin è un genio della meccanica che preferisce passare il suo tempo con i macchinari piuttosto che con gli esseri umani. La sua vita è stravolta dopo aver scoperto nel caso del laboratorio sotterraneo durante il lavoro di routine allo Spencer Memorial Hospital. Martin comprese troppo tardi che era finito dove non sarebbe dovuto essere. Becca. Cresciuto in una fattoria in campagna, Becca ha passato l'infanzia all'aria aperta. Suo zio gli ha insegnato a cacciare sin da quando era piccola. E questo ha fatto di lei una tiratrice provetta. Raggiunta la maggiore età, Becca ha deciso di seguire le orme dello zio, diventando una guardia forestale. Una notte, mentre era in un bar dopo lavoro, viene a conoscenza che nei dintorni di Marble River, una delle sue zone di pattuglia, si addonano spesso delle urla raccapriccianti. Si dirige subito sul posto, ma viene assalita da dei mostruosi cani, finendo per perdere conoscenza. Al suo risveglio, Becca si ritrova chiusa in una misteriosa stanza assieme a degli sconosciuti, inconsapevoli degli errori, degli orrori che da lì in poi saranno davanti ai loro occhi. Jill. A cazzo di cane. Ex agente della Stars. È stata sospesa dal servizio e confinata al suo appartamento quando il suo responsabile è venuto a conoscenza delle indagini riguardo alle attività illegali dell'Umbrella. Gli incubi ricorrenti di Jill, che la vedevano protagonista di indicibili orrori assieme a dei giovani ragazzi, diventarono presto reali. Cioè, in poche parole, teniamo. Perché? Perché questa cosa, Jill, a cazzo? Ok, io direi di utilizzare Becca. Partiamo con lei, ragazzi. Io direi di partire con lei. Sentinella, mi piace. Sentinella. Concentrazione, colabrodo. Vabbè, sembra una tipa pronta. Abbigliamento molto consono, diciamo, per le battaglie. Ok, io direi di avventurarci. Siamo al nono minuto, quindi per farvi capire quanta roba. Figuriamoci se una come te riesce a scappare. Sono io o sembra molto triste? Ah, teniamo anche della roba interessante già a disposizione. Teniamo una bella mazza d'acciaio che io direi di equipaggiare istantaneamente. Erbetta vita. Ah, si paga questa roba. Oh, e abbiamo proprio ammazzato. Ma sono da sola?
Ok, la velocità è molto ravvelocizzata. Allora. Ah, sta già al minimo. Dobbiamo abbassare perché è un po' veloce. Forse l'ho abbassato un po' troppo, però. Vedo che fa proprio a rallentatore. Ma che cazzo, si è rialzato come se fosse un'acqua là, vedendo. Mi è morto. O ti rialzi? No, perché sai com'è? Ok, è morto. Spappolata. Com'è apparso un corriere? Ma Yukai è apparso un corriere di zombie all'improvviso. Ma che cazzo, perché esplodono? Ora sì che mi diverto. I vostri sforzi mettono ancora più in pericolo il genere umano. Richiederà sia tempo che energia. Sai com'è? Non mi fidavo molto. Palle che questi che esplodono come se fosse acqua fresca da mettere in pentola. Io non capisco però il tempo, in base a che cosa mi fa capire il tempo, a che serve? Ma vaffanculo, sono un po' perso, insomma. Ah, si infetta da solo in automatico. Ma che tipa?
Cioè, a cazzo di cane ti fa perdere, insomma. Proviamo qualcos'altro. Casino, andiamo con il casino, dai. Stavolta ci prendiamo Valeria. Andiamo con lei, vediamo lei che cosa combina, onestamente, perché non ho proprio idea. Benché tormentata, che la vita non sia mai vuota. Benché tormentata, che la vita non sia mai vuota. Allora. Mi manca un po' di tempo in più, quindi. Io non capisco, gli spari in testa non serve a un cazzo. Non è proprio letale, ma mi farà guadagnare tempo. Ciao. Si mettono ancora più in pericolo il genere umano. Senso ha che devo sprecare tutti questi cazzi di proiettili. Cioè, guarda quanti colpi in testa gli ho dato. È morto Alex. E questo è soltanto l'inizio. Ben presto sarà tutto finito. Ma troppo è trovare gli oggetti che non è facile. Ovviamente. Perché sono tanti gli oggetti da dover trovare. Stessa volta diventa un po' complicato. Vabbè, comunque il gioco è un po' lento di meccanica, rispetto a quello precedente era più divertente, cioè questo è fatto un po' a bimbo minchia. Cioè, guardate quanto tempo è inutile che uno dovrebbe perdere. Cioè, vabbè, secondo me c'è qualche metodo sicuramente.
Chi lo conosco. Vabbè. Il gioco non mi convince per nulla. Non ha una vera e propria storia. Almeno quello là precedente teneva una storia. Quindi vero che era online, però teneva una carriera. Beh, questo non mi convince. Purtroppo. Assurdo, dovrei veramente distruggerli tutti. Ma andate al diavolo. Beh, ci è voluto un po', ma almeno è finita. Cioè, 15 minuti. No, no, non mi convince. Non mi piace per niente, raga. Veramente non mi piace. Vediamo giusto per sfizio questo che cos'è. Annette, Daniel, Alex, Dr. Field, Nicolai. No, aspetta. Annette, portata del progetto da Alex Wesker, dopo il suo contributo alle ricerche sul virus G, abbiamo il potenziale a creare creature per scopi sperimentali. Controlla l'arma biologica di Joe Birkin. Daniel, controlla creature potenziamenti. Ogni qualvolta l'ombrello ha un problema, chiama Daniel Fabron. Sotto la guida di Spencer, Fabron assiste ad Alex nelle sue ricerche, costruendo strutture, rapendo soggetti ed eseguendo esperimenti di ogni sorta. Adora controllare le creature per eliminare le cave, così da poter assaporare la prima persona il brivido dell'omicidio. Alex Wesker, ricercatrice capo. Tra i suoi compiti ci sono effettuare esperimenti dopo aver trovato i soggetti, adatti a fare il rapporto sulle nuove scoperte. E Oswell e Spencer, eccelle impiego delle trappole per stimolare la mutazione del virus. Controlla l'arma biologica Yatveo, da lei sviluppata. Modifica in tempo. Oswell e Spencer, tra i fondatori dell'Ombra, è incapace di accettare l'inattuabile della morte. Lo stranamente affascinato un rapporto di Alex sulla mutazione di un virus che donava all'essere umano poteri oltre ogni immaginazione senza alternare la fisiologia del soggetto. Oswell decise così di prendere parte lui stesso dell'esperimento, usando la tecnologia Ombre per volgere l'esperimento a suo favore. Nicolai. Il motivo per cui Nicolai Ginova ha deciso di prendere parte a questo esperimento è puramente economico. La vita del mercenario lo ha reso un abile soldato e uno spietato opportunista. Anche se gli sopravvissuti dovessero riuscire a salvarsi dalle sue trappole, non si farà scrupolo usare il Nemesis per eliminarli. Io direi proprio di utilizzare Alex, questo animale, che cos'è? Proviamo. Facciamo una prova. Giusto per darci un'occhiata. Tutta la mia vita è stata un preludio alla conoscenza che otterrò oggi. La gioia del passato, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. Se non si difendono. Ah,
Nonostante le mie basse aspettative, mi hai delusa. Ho scoperto ben poco da te. Non è che sto capendo molto. Se non vi sbrigate, sarò costretta a concludere l'esperimento. Essere compatibile con creature tanto stupide. Ma non è che ho capito molto che dovevo fare. Patetici. Avete lottato fino alla fine, ma niente da fare. Che ne dite di un altro esperimento? Ma per favore, ma che cazzo di gioco? Non ha benché minimo. Cioè, questo è proprio fatto il gioco per giocare online. No, niente. Abolito.